Primo maggio a Pozzallo, tra diritti e polemiche. Omicidio Costa Esperia, arrestati 4 tunisini. Ispica svuotano una villetta e rubano il cancello. Passa l'acqua, tutto da rifare, domani la gara di ritorno. Bentrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 74. A Pozzallo un primo maggio di CGIL, CISL e UIL all'insegna dei temi dell'immigrazione, del lavoro e dei diritti. Lavoro sì, ma non per tutti. Si è celebrata ieri in un'affollata piazza delle Rimembranze la festa nazionale del primo maggio di CGIL, CISL e UIL. La solidarietà fa la differenza, il titolo della manifestazione. Un'occasione per rilanciare dal territorio ibleo i temi dell'immigrazione, del lavoro e delle infrastrutture. Oggi qui da parte dei segretari generali è arrivato un messaggio forte, chiaro, inequivocabile. Lavoro e infrastrutture, infrastrutture e lavoro. E tutto questo in uno scenario nuovo e diverso che ci auguriamo possa arrivare dall'Europa, dall'ONU, quello di riconsiderare la questione immigrazione, che non è più un'emergenza, ma è diventato un fatto strutturale. Io credo che da Pozzallo dobbiamo dare un segnale all'Europa che il problema dell'immigrazione va affrontato e va affrontato con serietà. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Nepal ed è terminata con il lancio in mare di una corona di fiori, il ricordo delle vite spezzate nel canale di Sicilia. Dai segretari Anna Maria Furlan, Carmelo Barbagallo e Susanna Camusso, un coro unico di sdegno si è alzato per i morti del Mediterraneo e nei confronti di un'Europa che è stata definita cieca, egoista, vecchia e chiusa. E poi il tema del lavoro, dal governo solo propaganda, tuonato dal palco il numero uno della CGIL, Susanna Camusso, a dimostrare gli ultimi dati Istat che segnano una disoccupazione in crescita e al 13%, con quella giovanile che ha toccato il 43%. Abbiamo passato 3 mesi a scoprire che eravamo di fronte a chissà quale svolta epocale sull'occupazione, che è arrivato il Job Act, era cambiato tutto, poi ci svegliamo una mattina e scopriamo ciò che noi stavamo cercando di dire, e cioè che in realtà la crisi non è finita, che sul terreno dell'occupazione continuano ad esserci tante attività che chiudono, che se si riducono gli ammortizzatori quelle persone diventano disoccupati, che ci sono tante persone che sono disoccupate da lunga durata e che non trovano una soluzione, che continuano i processi di ristrutturazione. Basta guardare la realtà per sapere che non si può raccontare che il mondo è improvvisamente cambiato se non si fanno investimenti e non si crea lavoro. Presenze da tutta Italia per il primo maggio a Pozzallo. Abbiamo intervistato il popolo dei sindacati. Con bandiere, palloncini e striscioni, sotto il palco erano in tante le delegazioni territoriali delle segreterie di CGIL, CISL e UIL, arrivate da ogni parte della Sicilia, ma anche da tutta Italia. In una piazza piena, anche se non gremita, sotto un sole caldo, anche se non cocente, hanno ascoltato e applaudito i segretari nazionali, manifestando con la loro presenza la vicinanza ai temi cardine della giornata: immigrazione, lavoro e diritti per tutti. Diciamo, l'accoglienza deve essere quasi un obbligo morale. Siamo la delegazione CISL del Veneto. Siamo qui per questa manifestazione del primo maggio, siamo arrivati ieri, nonostante il lungo viaggio ci tenevamo insomma a essere presenti in questa giornata. Noi siamo qui per essere solidali verso di voi e verso chiunque insomma si trovi in queste situazioni. Siamo venuti per esprimere la nostra massima solidarietà, condividere assieme agli altri per una politica diversa. Perché questo qui è un territorio martoriato, questo è un territorio dove, tra virgolette, lo dico con tanta delicatezza, subiamo l'invasione dell'immigrazione, ma subiamo tanto altro. Questa è una terra che purtroppo è anche governata dalla mafia, purtroppo non abbiamo una politica sana. Quindi oggi dobbiamo mandare un messaggio forte, a tutti. Noi ci siamo, ci vogliamo essere e vogliamo il lavoro. Il lavoro lo mettiamo al primo posto, di tutto. I fatti drammatici di questi giorni, di queste settimane, impongono a tutti un'attenzione adeguata rispetto a fenomeni che fanno appello alla civiltà dell'Europa, oltre che dell'Italia e della Sicilia. Arrestati gli autori dell'omicidio del rumeno trovato assassinato in zona Costa Esperia Scoglitti. Si tratta di 4 tunisini che hanno fracassato la testa all'uomo e violentato la compagna. Avrebbero confessato agli inquirenti.
La squadra mobile di Ragusa ha tratto in arresto gli autori dell'omicidio del 38enne rumeno Nicolae Raducan, detto Nicu, e del sequestro e violenza sessuale della sua compagna 53enne, anche lei rumena. I fatti si sono verificati lo scorso 26 aprile, intorno alle 4 del mattino, pochi metri da una discoteca della frazione Marinara di Scoglitti, molto frequentata prevalentemente da braccianti agricoli della zona, dove la coppia si era recata per passare una serata diversa in tranquillità. A seguito di complesse indagini, il servizio centrale operativo, la squadra mobile di Ragusa ed il commissariato di Vittoria hanno individuato gli autori dei gravissimi reati commessi. Si tratta di 4 giovani tunisini che hanno reso confessione agli investigatori della squadra mobile e poi hanno confermato al pubblico ministero che ha disposto il fermo di indiziato di delitto. In giornata saranno resi noti i dettagli della complessa indagine ed anche il contenuto delle gravi dichiarazioni confessorie rese dai 4 fermati che attualmente si trovano presso il carcere di Ragusa. E a Ispica, ignoti malviventi rubano infissi, cancello, elettrodomestici e mobili in una villetta di campagna. Indagano i carabinieri. Hanno letteralmente svuotato una villetta dentro e fuori. Ignoti malviventi hanno derubato una casa indipendente in contrada Cavafico a Ispica, rubando anche gli infissi e il cancello scorrevole. Un'opera non da poco, ma nonostante questo i malviventi hanno potuto agire indisturbati, portando via un bottino di oltre 10.000 euro. Hanno smontato gli infissi e anche il cancello scorrevole. Hanno portato via tutto, dagli elettrodomestici ai mobili. Praticamente hanno lasciato solo le mura dell'immobile immerso nella campagna, di proprietà di uno straniero che ha voluto investire in questo territorio ritenuto tranquillo. Il furto commesso a Cavafico è stato sicuramente pianificato, se si pensa che i ladri hanno dovuto scardinare il cancello scorrevole collegato al muro che circonda l'intera proprietà e poi l'hanno sollevato e caricato in un mezzo pesante per portarlo via insieme anche agli infissi, agli elettrodomestici e diversi mobili. Al momento pare che nessuno abbia visto o sentito nulla, di certo i malviventi avevano appurato che nessuno frequentava la zona e l'immobile. Il furto ora è stato denunciato ai carabinieri di Ispica che stanno effettuando le indagini. Ci spostiamo a Vittoria dove giovedì mattina il sindaco Giuseppe Nicosia ha consegnato la cittadinanza onoraria al capitano dei carabinieri Francesco Soricelli, già comandante della campagna dell'arma Ipparina. Vediamo. Il capitano dei carabinieri Francesco Soricelli, cittadino onorario della città di Vittoria. La cerimonia di conferimento si è tenuta presso la sala degli specchi di Palazzo Iagono. Il sindaco Giuseppe Nicosia, insieme al presidente del consiglio comunale Salvatore Di Falco, ha consegnato l'attestato all'alto ufficiale dell'arma, già comandante della compagnia nella città Ipparina. Il capitano Soricelli infatti ha operato a Vittoria dall'ottobre 2011 fino all'agosto 2014. Adesso dirige la compagnia dei carabinieri di Reggio Calabria. A nome di tutta la città, dichiarato il primo cittadino, consegno la cittadinanza onoraria al capitano Soricelli, che negli anni in cui ha lavorato nella nostra città si è speso per garantire maggiore sicurezza e legalità. Prima di lui anche altri esponenti delle forze dell'ordine hanno ricevuto questo riconoscimento, per ultimi i 2 agenti di polizia che hanno rischiato la vita per salvare quella di Salvatore Guarascio, il muratore che, come si ricorderà, si era dato fuoco per difendere la propria casa. Il presidente Di Falco ha aggiunto che con la cittadinanza onoraria conferita alla persona e al militare Soricelli si vuole rendere un ringraziamento a tutta l'arma dei carabinieri che quotidianamente insieme alle altre forze di polizia si adopera per affermare i principi di legalità. Infine il capitano Soricelli ha voluto ringraziare il sindaco ma anche i rappresentanti delle altre forze dell'ordine con i quali nei 3 anni di permanenza a Vittoria ha collaborato in perfetta sinergia instaurando anche rapporti di amicizia. Se dovessi scegliere aggettivi per descrivere la città di Vittoria, ha concluso Soricelli, la definirei laboriosa e ospitale, nonostante la presenza della criminalità organizzata che tenta di introdursi nei processi economici. La poesia epistemologica di Domenico Pisana apre al Teatro Garibaldi di Modica il decennale del caffè letterario Salvatore Quasimodo. Tra naufragio e speranza è l'ultima opera del presidente del caffè letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, che è stata presentata al Teatro Garibaldi. La raccolta poetica di grande respiro lirico che affronta i temi dell'esistenza si inserisce in una produzione letteraria vasta e variegata, a conferma della personalità poliedrica dell'autore e di un forte impegno spirituale, etico e civile. Certamente è una denuncia contro l'arroganza della scienza tecnologica, o meglio dello scientismo, dell'abuso di una ragione che uccide Dio, che uccide lo spirito e nega quindi i valori dell'uomo.
Posso dire che l'anniversario del caffè letterario intitolato a Quasimodo non è altro che un'ulteriore conferma della qualità del poeta e anche della qualità della funzione che ha questo caffè letterario, cioè il fatto di promuovere, ma che comunque stimola personaggi, eventi culturali. Una grandissima humanitas che trapela dei versi di un'opera che la Corsinovi ha recensito come una silloge, che punta alla dimensione poetica connessa con la volontà di proporre una visione del mondo allargata su spazi planetari e su condizioni esistenziali universali sospese tra il contingente e l'eterno. Devo dire che il libro di Pisana si inserisce in un quadro generale nel quale oggi si cerca di pubblicare poesie. C'è una esigenza di esprimere il disagio di fronte a questa situazione attraverso la scrittura e la pubblicazione di libri di poesia. Ecco, questo libro rappresenta il processo di maturazione del mio percorso poetico. È un testo che già attraverso il titolo Naufragio e Speranza dice quali sono un po' le due metafore con le quali voglio un po' fare una lettura del passaggio dalla modernità alla postmodernità. Il fatto che si cade in una sorta di naufragio che non è soltanto materiale, ma anche può essere fisico, spirituale, il naufragio dell'anima. Questa presentazione si colloca all'interno del decennale del caffè letterario Quasimodo e certamente un momento importante anche aver vissuto per 10 anni nella città di Modica, un'esperienza che sicuramente ha dato alle persone che hanno partecipato ai nostri cosiddetti sabati letterari un significato e un senso come momento di ricreazione della vita attraverso la cultura, attraverso la musica, l'arte, la poesia. A coordinare l'incontro Lucia Trombadore, componente del Caffè Quasimodo. La presentazione del libro di Pisana è coincisa con l'apertura del decennale del Caffè Letterario Quasimodo. Per l'occasione il maestro e compositore Sergio Carruba insieme al soprano Claudia Perrone hanno offerto al pubblico un brano composto su versi improntati alla speranza. Per la passa l'acqua sarà necessaria ancora una volta gara 5 per assegnare lo scudetto edizione 2014-2015. Tutto come lo scorso anno, match point casalingo fallito dalla Passalacqua Spedizioni che ieri sera nella più classica delle prestazioni dai due volti è stata costretta a cedere le armi con il punteggio finale di 55-65. La serie, come nella passata stagione, sarà decisa dalla gara 5 in programma lunedì alle 20:30 al Pala Campagnola di Schio. A pesare terribilmente sulla partita la partenza da incubo delle biancoverdi che nella prima parte di gara, davanti a più di 3.000 persone in un palaminar di gremito di ogni ordine di posto, hanno realizzato nel primo quarto il misero bottino di 3 punti. È stato però al rientro dagli spogliatoi su punteggio di 14-37 che la squadra di Nino Molino ha cambiato totalmente volto, ha lottato e si è battuta su ogni pallone, difendendo come non mai, aggiustando soprattutto la mira in attacco. Le Aquile, spinte da un pubblico che ha incitato la propria squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà e che si è infiammato ulteriormente durante la rimonta, hanno piano piano colmato il gap, iniziando il quarto periodo sul meno 9 e portandosi nel finale di gara sul meno 4. Tutto questo però non è bastato. Ma la prestazione messa in campo nella seconda parte di gara conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che Gorini e compagne sono pienamente in grado di battersi ancora, ad armi pari in gara 5. La squadra partirà nella giornata di domani. Il match, come tutta la serie, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Bene, per oggi è tutto. Questo era l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.